Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video vlog e tra l'altro sarà in compagnia di Ottavia, perché adesso sono in macchina, la sto aspettando che lei sta arrivando con il tram e andremo a Serravalle, quindi questo sarà un vlog su Serravalle. E quindi niente, sono molto contenta perché ci tenevamo tanto a fare qualche vlog insieme, qualche cosa insieme, e alla fine si è riuscita a organizzare per andare a Serravalle, anche perché io ho lavorato fino a ieri, oggi sono in vacanza ufficialmente e combinazione lei era libera e quindi alla fine abbiamo deciso di andare a Serravalle. Sono veramente veramente contenta e niente, speriamo di trovare delle cosine interessanti. Adesso la sto aspettando, vediamo un po' se mi vede, perché penso che sia arrivata, perché qua c'è un 4 proprio qua, e niente, e poi andremo verso Serravalle. Allora, tappa colazione in autogrill, croissant vegano, e io ho preso tè e lei invece cappuccino bianco. Allora, io e Ottavia siamo arrivate a Serravalle, abbiamo già fatto un giro, già comprato dei regali di Natale che mi mancavano. Siamo dovute mettere in un angolino, la vedrete laggiù lei, che sta facendo il vlog, perché praticamente è tutto pieno di musica, non riusciamo a fare una clip, perché chiaramente poi YouTube ci penalizza quando ci sono delle clip in cui ci sono delle musiche che vengono riconosciute, protette da copyright, quindi praticamente siamo messe in un angolino adesso a cercare di fare questo mini vlog in cui insomma vogliamo mostrarvi anche un po' di cose, però non troviamo un angolo in cui sia possibile registrare senza la musica, e niente, quindi adesso poi dopo rientriamo dentro, facciamo ancora un giro e poi andremo a mangiare. Guardate chi c'è lì. Guardate chi c'è lì. Vlog nel vlog. Buonasera a tutti. Allora, io e Ottavia siamo state due pessime vlogger, praticamente, tenete conto che c'era un sacco di musichetta di sottofondo e quant'altro, quindi praticamente siamo riuscite a vloggare pochissimo, quindi sarà, come l'abbiamo definito noi, una sorta di vlog muto. Comunque è stata una bellissima giornata, sono stata molto contenta di andare a Serravalle con lei, abbiamo trovato quasi tutti i regali di Natale che cercavamo, quindi siamo state molto soddisfatte, e adesso l'ho appena salutata alla fermata del 4, e io invece volevo passare un attimino da Maison du Monde, perché manca ancora un regalo, che è quello per mia nonna, e visto che ho ancora un pochino di tempo faccio un salto qua da Maison du Monde, che è proprio qua di fronte a me, e poi niente, me ne vado a casa perché questa sera devo lavorare. Comunque è stato un successo, è stata una bella giornata, sono molto contenta. Tra l'altro notare che io oggi avrei avuto anche il mio bellissimo cappellino di Luna Neat abbinato alla mia Chanellina, che però non ho potuto usare perché oggi faceva caldissimo, veramente abbiamo fatto veramente difficoltà. Comunque niente, adesso sto entrando da Maison du Monde. Allora, sono appena uscita da Maison du Monde, ho comprato una cosina in realtà per il mio gatto, volevo le ciotole rialzate da un po' di tempo e quindi alla fine niente, le ho trovate. Sono stata molto contenta perché erano super carine, a forma di gattino, e quindi finalmente ho trovato le ciotoline che volevo. Mi sono accorta di non aver aperto la casella oggi, la apriamo adesso in ritardo. No vabbè, questa è una figata, non l'ho mai provato, questo caso com'è una genialata.
Buonasera a tutti, allora sono appena tornata a casa da questa giornata con Ottavia. Devo dire che è stata una giornata caldissima, avevamo tutte e due caldissimo perché ci siamo tutte vestite, insomma, da inverno. Io ho questo maglione di lana 100% di Uniqlo, poi avevo questi pantaloni in pelle sotto che sono comunque pesantucci, il cappotto, il cappello, eccetera. Abbiamo fatto letteralmente la sauna. Comunque vi faccio vedere che cosa ho acquistato a Serravalle. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere in realtà è poco interessante, adesso che ho comprato della cioccolata dalla Lindt. La cioccolata che si trova in Arabia Saudita è tutta molto più integrata rispetto alla nostra, quindi io di solito faccio il pieno qua in Italia, e quindi ho preso queste 5 tavolette di cioccolata più questo sacchettino, che in realtà ho già iniziato, quindi ho già mangiato qualcuno. Comunque insomma, queste sono le tavolette di cioccolate. E tra l'altro io non sono mai stata un amante del cioccolato fondente, ma da quando ho scoperto il cioccolato fondente al sale, ragazze, lo adoro. E quindi niente, questi verranno con me in Arabia Saudita. Poi ho comprato, dopo anni e anni, questo che è il correttore della Maybelline, che usavo tantissimi anni fa e che era tantissimo tempo che volevo ricomprare, ma non riuscivo a trovarlo, e l'ho preso in outlet che costava un po' meno. Poi ho comprato una cosa che mi serviva perché, come vi dicevo, volevo farmi, diciamo, il guardaroba da corsa per l'inverno, quindi mi sono presa dall'ASICS, mi sono presa questa fascetta per andare a correre, semplicemente copre le orecchie, proprio semplicemente una fascetta per andare a correre con l'interno in pile. E tra l'altro l'ho pagata a meno di quanto costava, c'era scritto 17 euro, in realtà era in offerta a 12 euro, quindi è costato molto meno rispetto a quello che pensavo. Poi fatemi pensare, allora passiamo ad altre cose sportive, perché vabbè, sarà un haul un po' sportivo. Sono passata ad Under Armour e ho preso diverse cose. Allora, mi servivano i guanti per andare in montagna in Giappone, i miei, quelli che avevo, sono completamente dispersi in qualche, non lo so, in qualche scatolone. Quindi ho preso questi qua, che sono questo grigio, diciamo, grigio-blu di Under Armour, e sono imbottitini. Non sono impermeabili, onestamente, però va bene così, insomma. Poi ho preso anche dei sottoguanti, nel caso facesse fresco, e mi serviranno anche per andare a correre. Quindi se voglio andare a correre in Giappone posso utilizzare anche questi, sempre appunto di Under Armour. E sempre da Under Armour ho preso un'altra cosa per andare a sciare in Giappone, che ho preso per la prima volta in vita mia. Ho preso questo, che è il passamontagna, e si può utilizzare in vari modi, quindi diciamo che posso organizzarmi io come voglio utilizzarlo, e secondo me sarà utile perché, ripeto, non so quanto freddo farà, e quindi ho deciso semplicemente di prendere il passamontagna. E tra l'altro il resto spero che ce lo affittino loro, perché io ho la tuta per andare per sciare, però non ho tipo gli occhiali, non ho il casco, non ho niente, non ho gli sci, cioè chiaramente non ce li portiamo per andare in Giappone, quindi mi sono presa appunto queste cose che potrebbero servirmi. Tra l'altro sì, nell'ultimo video vi ho fatto un po' vedere, cioè vi ho spiegato un po' che sarei andata in Giappone. Finalmente andiamo in viaggio di nozze, quindi il motivo per cui andiamo in Giappone è questo. E niente, quindi sì, ve l'ho annunciato un po' così a caso, perché l'ho dato un po' per scontato a un certo punto. E comunque sì, vabbè, faccio l'annuncio ufficiale: la prossima settimana io e Andrea saremo in Giappone. Quindi finalmente è arrivato l'annuncio ufficiale. Poi ho preso una cosina da Maison du Monde, in realtà ve ne apro una sola, perché devo poi portarmela in Arabia e non voglio rovinare troppo i pacchetti, perché poi mi si potrebbero rompere in viaggio. Ho preso due di queste ciotoline per il mio gatto, che sono le ciotoline rialzate, e se vedete sono super carine perché sono a forma di gattino. E ho letto appunto che le ciotole rialzate per i gatti sono ottime, perché evitano problemi nella deglutizione e anche nella postura che viene mantenuta quando mangiano. E quindi ho deciso di provarle, vediamo se il mio gatto si troverà bene. E ne ho prese due, così una posso usarla per l'acqua e l'altra per il cibo, o valuterò, insomma, per le crocchette, quello che è. Vedremo se ci troviamo bene. Poi ho acquistato, aspettate, allora questo non si può far vedere perché è un regalo di compleanno. Ah, questo, sono passata da Nike e mi sono presa una cosa che mi serviva sempre per la questione corsa in inverno, eccetera. Mi sono presa un gilet. Ho preso un gilet semplicissimo, cioè questo qua è proprio un gilet banalissimo della Nike, che mi servirà appunto per andare a correre, e questo lo posso mettere nelle giornate quelle più fredde, magari là in Giappone, se voglio andare a correre. E niente, questo qua tra l'altro l'ho pagato 57 euro, quindi neanche tantissimissimo per essere comunque un gilerino della Nike.
E poi ho preso una cosa da Rituals, non sapevo ci fosse l'outlet di Rituals, e ho preso una cosa che in realtà già desideravo da un po' di tempo. E in realtà è un vaso che praticamente, cioè un vaso, in realtà è un portacandela, io lo utilizzerò come vaso, quindi infatti io quando sono arrivata in negozio ho detto voglio quel vaso, e mi fanno un portacandela, sì va bene uguale, lo userò come vaso. E ho preso questo vasetto super carino che già avevo visto, se avete visto il vlog di Riyadh mi sembra che forse l'ho incluso perché stavo vloggando e mi sono innamorata di questi vasetti. E tra l'altro a Riyadh mi costava 50 euro questo vasetto. Scusate che fa rumore questa cosa. A Riyadh mi costava 50 euro il vasetto, invece comprandolo in outlet ho pagato 22, quindi cioè veramente pochissimo, e quindi alla fine infatti l'ho preso. E niente, come vedete non ci sono acquisti di lusso, semplicemente perché andando in Giappone vorrei vedere se riesco a comprare qualcosa di lusso là, perché sapete il Giappone è una diciamo meta interessante per chi ama il lusso vintage, e quindi ho deciso di non acquistare nulla, anche se ho provato una bellissima Celine belt bag nella versione Pico. Spettacolo, l'ho provata sia in beige che in grigio. Purtroppo Serravalle ha iniziato a fare un po' una policy che insomma ci ha sorpreso sia me che Ottavia. Praticamente non si può più filmare da nessuna parte, quindi non sono riuscita a filmare nella maggior parte dei posti in cui siamo entrati. Non lo so se Ottavia è riuscita a filmare un pezzetto in cui me la provavo, nel caso se ce l'ha me lo faccio mandare, ma credo che l'abbiano interrotta subito dicendole che non poteva fare video, e quindi niente, alla fine non siamo riusciti. Niente, adesso concludo questo video, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo.